Nel suo immenso dolore, essa ricordò i miracoli di Sant'Antonio e, piena di fede, ne invocò l'aiuto per la vita del morto figliolo. Quinto miracolo, la morte di Tommasino, il piccolo Eros che interpreta Tommasino, Luisa la mamma e Antonio nei panni appunto di Sant'Antonio. Grande emozione per questo miracolo, la mamma che torna a casa e trova Tommasino dove? Che cosa succede? E niente, la mamma è andata a fare la spesa e quindi ha lasciato il suo piccolo figliolo a giocare nell'atrio vicino casa sua. E quando torna lo ritrova nell'acqua, morto affogato, e quindi è in preda alla disperazione, invoca Sant'Antonio e gli chiede la grazia di comunque di farlo rivivere il suo piccolino. E dà in cambio di questa grazia di donare ai poveri il grano per quanto il peso del piccolino. E da qui c'è anche la devozione proprio a Sant'Antonio nella distribuzione del pane a tutta la popolazione. Luisa, è la prima volta che interpreti la mamma di Tommasino? Sì, è la prima volta, il primo anno. Sei emozionata? Eh sì, la tensione comunque è tanta, però si fa comunque con devozione e gioia soprattutto. Piccolo Tommasino, quanti anni hai in realtà? Ti E in realtà ce n'ho 10. sei divertito? Ti è piaciuto interpretare il piccolo Tommasino in questa scena, in questo miracolo? Sì. È la prima volta? Sì. Antonio, che interpreta Sant'Antonio in questa scena, non è la prima volta, ci siamo visti anche negli anni passati. Questa era la terza edizione e partecipo sempre in questo miracolo e mi trovo molto, molto bello, comunque è commovente anche per chi partecipa, insomma chi fa, diciamo, la parte. In questa scena noi lo vediamo Sant'Antonio, ma in realtà mentre la mamma è disperata, lui passa, accarezza il bambino e la mamma di Tommasino non vede Sant'Antonio. Certo, praticamente viene invocato questa grazia, diciamo, a Sant'Antonio e avviene questo miracolo. Tu porti il nome di Sant'Antonio, quindi sei doppiamente devoto, sei di Ferrazzano, abiti qui, Sant'Antonio è il patrono, porti questo nome e ti piace interpretarlo. Sì, mi immedesimo proprio nella parte perché mi piace proprio questa parte che io faccio, che mi hanno molto bella, molto bella. Basta, finitela! Siamo innocenti! Forza, silenzio! Ma quale No, innocenza? forza! Basta, finitela! Non abbiamo commesso niente noi! No, non abbiamo ancora colpa di Ferguson, il giustiziere del re fece arrestare come assassini del giovane il padre con tutti quelli di casa. Il beato Antonio, sebbene fosse a Padova, seppe del fatto per ispirazione divina. Di sera, chiesto il permesso al guardiano, uscì dal convento e mentre camminava nella notte, fu con divino prodigio trasportato fino alla città di Lisbona. Basta, finitela! Silenzio! Fermi! In nome di Dio, che state facendo? Madre, madre! Chi sei, frate? Che vuoi? Qua non puoi stare, sei un patibolo, che vuoi? Sono innocenti! Ma che stai dicendo? Sono stati condannati a morte. Non hanno commesso alcun assassinio! Nel giardino della loro dimora è stato trovato il cadavere del ragazzo assassinato. Sono colpevoli e moriranno per impiccagione. Portatemi il cadavere! Che c'entra questo? Che vuoi fare col cadavere, frate? Vi dimostrerò il contrario! Siamo al sesto miracolo, accanto a me c'è Francesco Mancini che è il giustiziere.
di questo miracolo. Ma spieghiamo, sono tanti gli interpreti, accanto al giustiziere c'è Sant'Antonio di Padova, cosa succede? Succede che per rendere colpevoli, per far colpevoli i genitori di Antonio, viene nascosto un ragazzo assassinato nel giardino della loro dimora. Sant'Antonio, che stava a Padova, esce dal convento di Padova e si ritrova, Sant'Antonio faceva queste cose, per divin prodigio, nella città di Lisbona, dove si fa portare il cadavere del ragazzo morto e lo fa risorgere per dimostrare l'innocenza dei genitori. Sant'Antonio ha fatto tanti miracoli, questo è uno dei tanti. Tu sei? Attilio Mancini. Ed è la prima volta che interpreti questo ruolo? No, l'ho interpretato dall'inizio di questa rappresentazione, questa è la terza edizione, quindi 3 anni fa già avevo interpretato. Ti piace? Come ti trovi a interpretare un santo così importante, possiamo dire un santo attuale? Visti i miei 21 anni è difficile, però ci metto dedizione e passione per questo santo. Andiamo avanti, la signora invece? Io rappresento la mamma di Sant'Antonio, è il terzo anno che faccio questa parte e mi piace tanto. Poi mi emoziona tanto perché ti fa capire la fede, come nulla è impossibile a Dio. Ecco, Sant'Antonio, che era uomo come tutti quanti noi, è diventato santo perché credeva nel Signore e ha fatto tanti prodigi, e la dimostrazione ce l'ha dato risuscitando quel ragazzo. Cerchiamo di trasmettere un po' questo alle persone, la fede. Appunto, la fede attraverso questi miracoli interpretati qui a Ferrazzano, anche lei ha interpretato anche gli altri anni, si trova sempre bene, e cercate appunto di far partecipi anche i ragazzi del posto. Sì, infatti, sono contenta di fare questa rappresentazione. Dal primo momento che sono stata invitata l'ho fatto veramente con piacere. Lei è il signor? Io sono il padre del santo, mi chiamo Domenico, è il terzo anno che rappresento i miracoli, questa è la seconda volta che faccio questo miracolo. Si trova bene, le piace? Sì, mi piace, anche perché spero che è una cosa che venga tramandata in generazione e resti per sempre. Una bellissima cosa vedere queste rappresentazioni. Una bella iniziativa, vediamo tanti ragazzi, già questo è un buon inizio per crescere qui a Ferrazzano con queste iniziative religiose. Tu sei? Davide. Chi interpreti? Io interpreterò la guardia che deve portare il ragazzo assassinato. È la prima volta? No, ho fatto dall'inizio di questa edizione, sono 3 anni. Quindi ti piace? Sì, molto. Tu invece sei? Federico. Tu interpreti anche tu la guardia? Sì, anche io la guardia. È la prima volta? Sì, sono la new entry del gruppo. Come mai hai iniziato da quest'anno a partecipare? E avevo degli altri conoscenti che partecipavano, mi hanno invitato e ho accettato felicemente. Accanto a me il ragazzo assassinato e poi risorto grazie a Sant'Antonio di Padova, come ti chiami? Luigi Lanese. Sei di Ferrazzano? Sì, questo è il terzo anno che rappresento questo miracolo e che dire, è un bel miracolo. Mi trovo molto bene e spero che invito altra gente a fare miracoli perché è una cosa molto interessante. Quindi continuerai anche l'anno prossimo? Certo, certamente. Tu invece come ti chiami? Mi chiamo Shambu. È la prima volta che vieni qui? No, questa terza volta presentazione del miracoli. Quindi tu sei il boia in questo miracolo? Questa prima volta per boia, per altre 2 volte ho fatto altre presentazioni. Andiamo avanti, sono anche le ragazze, tu come ti chiami? Io Matilde. E chi interpreti? È una ragazzina che mentre sta giocando a un certo punto arriva questo ragazzo morto e stare un pochino dispiaciute per questo ragazzo. La prima volta che partecipi ai miracoli? No, questo è il secondo anno. Ti sei trovata bene l'anno scorso e quindi hai deciso di tornare anche quest'anno? Sì, mi sono divertita. Tu sei? Francesca. Anche tu la seconda volta, da quanto tempo partecipi? È la terza a me. Sempre in questo miracolo? Sì, sempre in questo. Invece tu sei? Angela. Angela, tu chi interpreti in questo miracolo? È una bambina che stava giocando, solo che poi ha visto questo ragazzo morto e ci siamo un pochettino impaurite.
Hai interpretato sempre in questo miracolo o hai partecipato ad altri miracoli nelle scorse edizioni? No, questo qua è il primo anno. Quindi anche tu sei una new entry? Sì. Sei trovata bene? Sì, sì. Parteciperai anche alle prossime edizioni? Sì, credo di sì. Di conseguenza, essi furono prosciolti e liberati dal carcere. Il beato Antonio restò in loro compagnia tutta la giornata. Poi, a sera, uscì da Lisbona e il mattino seguente si ritrovò a Padova.